Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Ever Crisis perché ovviamente le notizie non sono finite e il gioco è in continua espansione. Ci tengo anche a ringraziarvi tantissimo del supporto che sto ricevendo per quanto riguarda la serie di Ever Crisis, tutti i commenti, tutti i nuovi iscritti. Vi ricordo anche che sono in live praticamente tutte le sere su Twitch, quindi se volete in un qualche modo passare, salutare, anche parlare magari di parlare anche del gioco, comunque avere modo di interagire con me, trovate tutti i link in descrizione. C'è anche Instagram dove potete contattarmi se avete dei dubbi, delle cose a riguardo. Per chi interessa, c'è anche il gruppo Telegram per ricevere le notifiche di quando usciranno tutti i miei video. E per tutti gli abbonati del canale Twitch o del canale YouTube, ovviamente, esiste anche il server Discord che trovate sempre nella descrizione. Quindi vi invito, se volete, a dare un'occhiata a tutte le possibilità di contatto che potete avere con me. E oggi invece di che cosa parliamo? Oggi parliamo di un'argomentazione che effettivamente molti hanno esposto in giro, ho potuto dare un'occhiata anche oltreoceano per quanto riguarda i contenuti esposti di questo argomento, e oggi voglio darvi invece la mia personale opinione, ovvero della stamina. Come utilizzare, dove utilizzare e soprattutto quando utilizzare la stamina. In questo gioco, a differenza di tanti altri, è stato molto privilegiato il rapporto e l'utilizzo soprattutto della stamina, dove appunto abbiamo la possibilità comunque di utilizzare le pozioncine per ricaricare il nostro ammontare di energia e quindi avere comunque la possibilità di poterne spendere anche di più rispetto agli altri giorni. Innanzitutto ci tengo a ricordarvi che sono state annunciate 3 campagne per il mese di settembre, e ci tengo appunto a farvele sapere perché magari non tutti hanno avuto modo di poter essere aggiornati. Infatti, se vi faccio vedere, abbiamo praticamente l'annuncio delle 3 campagne di settembre. La prima, ovvero la prima parte, che è quella che stiamo vivendo adesso, cioè la campagna che stiamo vivendo, si può dire tranquillamente, che praticamente finirà giorno 17, quindi esattamente tra un paio di giorni. Io sto registrando, non so quando uscirà effettivamente questo video, però sto registrando durante il periodo di questa campagna, dove praticamente avremo una campagna di potenziamento e di boost per quanto riguarda ovviamente le armi, sia il potenziamento sia l'ottenimento di oggetti per il power up delle armi. Infatti avremo un 20% come tasso incrementato di great success per quanto riguarda appunto il level up delle armi, e un 20% come incremento di materiali se effettuiamo le quest di potenziamento delle armi. Successivamente, a partire dal 17 fino al 24 di settembre, avremo praticamente la campagna del character boost, quindi avremo un 20% di esperienza in più ottenuta dalle quest, e questa è una cosa molto 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 figa, e soprattutto avremo anche il 20% in più delle ricompense per far crescere il nostro personaggio, quindi diciamo tutti quegli oggetti che servono appunto nel menu di enhancement del growth del nostro personaggio, quindi tutti gli oggetti che ci servono, no, per far aumentare le statistiche del nostro personaggio. E infine, dal 24 settembre fino all'1 ottobre, che andrà praticamente a chiudere questo primo mese di debutto di Ever Crisis, avremo il Material Boost Campaign, dove avremo un 20% di tasso, in questo caso, o comunque di successo per quanto riguarda il potenziamento delle materia, è un 20% per quanto riguarda invece l'incremento della ricompensa nella sintesi delle materie, quindi potenziamento e sintesi saranno sicuramente all'ordine del giorno per ricevere probabilmente magari qualche materia più più performante rispetto a quelle che solitamente si ottengono, che ahimè delle volte lasciano veramente a desiderare.
Quindi questa è veramente una bella iniziativa, una bella campagna per dare una bella botta, soprattutto settimana prossima, comunque da partire dal 17, dove si potrà far aumentare il livello di dei personaggi, perché sarà molto importante. Sarà molto importante far aumentare il livello dei personaggi, perché magari ancora non tutti hanno capito bene come funziona il sistema di power all'interno del gioco. E di questo non vi preoccupate, perché sto preparando già un materiale per farvi capire quali sono i parametri giusti, o almeno secondo il gioco giusti, per far crescere il vostro power all'interno del gioco. Perché è importante far crescere il vostro power all'interno del gioco? Perché anche per partecipare alle coop, o comunque avere la possibilità di poter affrontare diverse missioni, bisogna avere un minimo livello richiesto di power, quindi riuscire a toccare quelle cifre anche proprio per il rotto della cuffia vi consente comunque di partecipare a delle coop nuove, vi consente di ottenere dei materiali nuovi, vi consente comunque di ottenere oggetti nuovi, eccetera eccetera. Detto ciò, c'è un'altra campagna che è stata annunciata per l'anniversario di Crisis Core, la campagna dell'anniversario di Crisis Core, dove per l'appunto a partire dal 16 di settembre otterremo 10 pozze, quindi 10 pozioni, o comunque 10 appunto infusi, chiamateli come volete, per i tonici, vengono chiamati nel gioco, per la stamina. Quindi questa è una cosa molto molto importante, che ci consente di incrementare non solo il livello dei nostri personaggi, ma anche di poter farmare di più, di poter spendere magari un po' più di tempo sul gioco e non doverci fermare necessariamente quando termina la stamina. Perché diciamo che purtroppo questo gioco ha un sistema di farming abbastanza acceso. Da un lato mi rendo conto che il sistema di farming è abbastanza acceso, quindi bisogna comunque starci dietro, ma sono anche sicuro che man mano che andremo avanti sicuramente la quality of life ci verrà incontro. Quindi per 10 giorni, a partire dal 16 di settembre, quindi fino al 26 settembre, avremo 10 pozioni al giorno per quanto riguarda la stamina. Grande campagna questa, assolutamente, potrebbe essere una delle mie campagne preferite, perché io comunque ho diverse pozioni ancora da utilizzare e ho comunque farmato abbastanza, ho comunque fatto diversi farming, no, all'interno del gioco, che adesso vi farò vedere, anche perché vi dirò quali sono secondo me i posti migliori dove utilizzare la stamina, e ovviamente vi voglio dare questo piccolo aiuto secondo la mia esperienza. Allora, partiamo dal fatto che, come stavo dicendo prima, il gioco comunque sia richiede molto farming, c'è appunto da farmare tanti materiali, c'è comunque da ottenere tanti oggetti, soprattutto per il level up delle armi, perché ogni personaggio praticamente equipaggia 5 armi, quindi per avere un team competitivo almeno di 3 personaggi bisogna avere 15 armi maxate, o comunque 15 armi almeno a livello 50, mettiamola così, proprio per sbloccare tutti i vari potenziamenti almeno della prima colonna. Che cosa intendo con i potenziamenti della prima colonna? Intendo questi, ovvero i potenziamenti che si vedono praticamente sopra, quindi nelle Refined Abilities portare l'arma a livello 40 sblocca il primo rigo. Infatti, come potete notare, io alcune armi le ho già portate al 50 e infatti abbiamo il boost per quanto riguarda la prima Refined Abilities. La seconda, se vi interessa saperlo, si sblocca a livello 60, quindi quando il vostro livello dell'arma arriverà al 60 sbloccherete anche la seconda. Infatti la mia Murasame, che al momento è già a livello 80, ho avuto modo di sbloccare anche il secondo potenziamento, o la Fairy Tail che ho portato al 70, potete notare che ho sbloccato il secondo potenziamento, e così via. Quindi portare le armi almeno a livello 40, io consiglierei più 50 anche per aumentare le stats, sia il minimo indispensabile. Quindi purtroppo, a differenza di quello che ho potuto vedere in giro, dove molti sconsigliano il farming delle risorse, io in realtà vi dico che se vi serve per portare una di queste armi a livello 50, specialmente in questo periodo dove abbiamo appunto le ricompense incrementate, fatelo. Fatelo assolutamente. Weapon Quest, almeno per questo periodo dove si ha la possibilità di ottenere più oggetti, fatelo.
fatelo assolutamente. Io ovviamente li ho praticamente fatti tutti, ma la cosa importantissima assolutamente è fare almeno il primo clear da tutte le parti. Fare il clear da tutte le parti, almeno il primo clear da tutte le parti, vi consente di poter ottenere comunque un buon pacchetto iniziale come ricompensa iniziale, perché ogni missione, la prima volta che viene completata, vi darà comunque un boost, chiamiamolo così, di oggetti che vi serviranno appunto per il futuro. Ora mi manca soltanto l'ultima, questa, perché ancora non l'ho fatta, ma la farò probabilmente a breve, solo che non ho armi da potenziare, quindi per questo al momento ho risparmiato un pochettino di stamina e non l'ho fatta. E ovviamente un altro posto dove utilizzare la stamina è sicuramente la coop. Ve l'ho già detto in live, ve l'ho già detto praticamente in qualsiasi altro video. Questo è un gioco che punta tantissimo alla cooperazione e allo giocare insieme, cosa che sinceramente mi può anche far piacere da un lato. Perché appunto è una cosa che mi piace in questo caso. Ora qui le coop tra poco si aggiorneranno, io sono praticamente vicino quasi al cap di medaglie settimanali da poter ottenere, perché vi ricordo che nelle coop si potranno ottenere un cap di medaglie settimanali e un cap invece di medaglie in generale che si possono ottenere. Quelle settimanali sono 2000, quindi si potranno farmare fino a un massimo di 2000 medaglie, e invece quelle che si possono tenere da parte sono un massimo di 5000, quindi assicuratevi di non sforare mai le 5000 monete, che sarà difficile farlo, però vi consiglio ovviamente di non sforare. Perché sono importanti le medaglie coop? Perché le medaglie coop vi consentono di ottenere praticamente degli oggetti molto molto interessanti, a parte ovviamente tutti i vari potenziamenti delle armi, o comunque soprattutto la cosa che vi consiglio di prendere sono le specific weapon part per ogni personaggio che verrà messo all'interno delle coop, perché queste parti vi consentiranno comunque di poter maxare delle armi anche se non riuscirete a trovare le armi nello specifico, quindi potrebbero essere utilizzabili come jolly, e questa è una cosa molto 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 importante. Poi ovviamente focalizzatevi su tutti i materiali di alto rango, quindi i Genoma Pod, i Nano Cube, che servono appunto per limit breakare le vostre armi al livello 50 o addirittura al 60. Quindi sono materiali molto molto importanti. Poi i catalizzatori per quanto riguarda la sintesi delle materie, che come potete vedere verranno refillati ogni mese, quindi purtroppo questi saranno oggetti che si otterranno mensilmente, mentre invece i potenziamenti delle armi saranno potenziamenti settimanali, mentre invece quelli di Cloud o comunque degli altri personaggi che verranno messi in coop saranno unici, quindi probabilmente ogni qualvolta si resetteranno le coop aggiorneranno il personaggio di cui potremo ottenere le parts. Mentre invece tutte le altre pietre che possiamo utilizzare per la sintesi delle materia, o comunque tutti i pezzi anche per il potenziamento dei nostri personaggi, sono infinite, quindi possiamo scambiarle come e quando vogliamo. Anche i materiali per il power up delle armi possiamo scambiarli come e quando vogliamo. E poi i catalizzatori, quelli più piccoli delle nostre materia, possono essere utilizzate, possono essere comunque rifillate o comunque comprate all'infinito. Quindi le coop sono sicuramente il posto migliore in assoluto dove utilizzare la stamina. Però quello che ho potuto vedere in giro è il fatto che molti hanno sconsigliato di utilizzare la stamina nelle enhancement quest, e più nello specifico nel training quest. Io in realtà non sono d'accordo. È vero che esiste la versione da zero stamina che vi consente comunque di livellare il personaggio, ma qui vi consiglio di farlo solo se avete a disposizione mezzi esterni, come macro, se state giocando ad emulazione, o la possibilità di poter sfruttare qualcuno per premere continuamente i tasti di seleziona quest e appunto riprova automaticamente per tutto il tempo, perché altrimenti non ci sarebbe assolutamente senso nel fare la modalità zero energia, perché la modalità zero energia dà un quantitativo di esperienza molto ridotto, veramente molto molto ridotto, cosa che invece il character exp con stamina non vi dà. E soprattutto se avete dei personaggi, che tanto questa ancora la devo fare, quindi top, se avete dei personaggi che comunque stanno per avanzare di livello e
siete praticamente vicino al livello, magari o con lo 0 o col 5, quindi per farci capire 30, 35, 40, 45, fatevi queste se volete appunto superare subito il limite. Perché vi dico questo? Perché ovviamente i vostri personaggi più diventeranno alti di livello e più nodi sbloccheranno nella sezione di crescita, e quindi selezionando più nodi nella sezione di crescita avrete modo successivamente di potenziare i vostri personaggi e aumentare il vostro power level, perché appunto il vostro power level cresce in base alle vostre statistiche, quindi è tutto un collegamento. Vi faccio vedere ovviamente che cosa intendo, perché quando si arriva a un livello come ora in questo caso io ho la mia Eris al 35, però come potete notare al 40 avremo modo di sbloccare tutta questa bella robetta, e tutta questa bella robetta ovviamente mi consentirà di incrementare tantissimo il mio power level. Ecco perché appunto è importante cercare di raggiungere almeno i cap per quanto riguarda i level up. E tra l'altro ricordatevi che prossimamente, quindi a partire dal giorno 17, avremo anche il boost dell'esperienza, quindi portare tutti i personaggi a livello 50, o comunque io consiglio il 45, non tanto, allora consiglio il 50 per i personaggi che non si utilizzano, mentre invece i personaggi che si utilizzano o nei team o comunque nelle coop, no, perché comunque quando farete coop prenderete esperienza, quando farete missioni prenderete esperienza, quindi sarà tutto uno spreco di esperienza se già siete a livello 50, mentre invece tutti gli altri PG che non utilizzate per un motivo o per un altro potete portarli tranquillamente al 50, tanto rimangono fermi lì, e poi l'unica cosa che dovrete fare sarà potenziarli dal menu crescita e dalle loro armi. E infine penso che l'ultima zona importante dove utilizzare la stamina siano le premium quest. Le premium quest sono un qualcosa che bisogna sfruttare assolutamente. Bisogna sfruttare assolutamente perché vi consentono comunque di poter farmare al di fuori dell'ordinario, soprattutto per quanto riguarda le memorie dei personaggi che vi interessano. Come potete notare, io ancora non le sto farmando perché tutte quelle che ho ottenuto dalle ricompense dei level up mi sono bastate per potenziare il personaggio fino a dove lo volevo. Le memorie potranno essere ottenute anche all'interno della Battle Tower, però all'interno della Battle Tower, se non ricordo male, dopo il livello 20 non ci sono più la possibilità di ottenere le memorie dei personaggi, quindi bisognerà poi farmarle successivamente da qui. E dato che comunque le premium quest ce ne sono soltanto 3 al giorno, bisogna utilizzarle con scrupolo e bisogna utilizzarle nel modo corretto. Quindi cercate di potenziare prima i 3 personaggi principali, chiamiamoli così, del vostro main team, che vi consentono comunque di poter accedere a tutti i contenuti. Successivamente iniziate a concentrarvi piano piano su tutti gli altri protagonisti. I protagonisti saranno sempre i personaggi da potenziare prima, perché soprattutto nella modalità storia, utilizzando dei team predefiniti con il protagonista, che sarà sempre presente, perché per l'appunto si chiama protagonista, lui deve essere la punta di diamante dei vostri team, deve essere colui che vi carria. In questo caso i personaggi da poter potenziare sono Zack per Crisis Core, Cloud per Final Fantasy VII e Glenn per Final Fantasy The First Soldier. Quindi questi saranno comunque 3 personaggi che bisognerà potenziare in assoluto. Quindi mi raccomando, fate molta attenzione a questi. E poi per quanto riguarda ovviamente tutto il resto, cercate di utilizzare la stamina per fare i primi clear. Quindi tutte le varie modalità, sia in solo che in coop, dove non avete il clear iniziale, quindi il primo completamento, fatelo. Provate. Ricordatevi che se fallite la missione perdete solo una stamina, quindi non perdete tutta la stamina utilizzata. Per cui provateci. Se ci riuscite, bene, guadagnate qualcosa. Se non ci riuscite, amen, riproverete più tardi. Però almeno ci avete provato. Ok, questa è la cosa che secondo me è fondamentale in assoluto. Detto ciò, ragazzi, io non ho più niente da consigliarvi. Spero che questo video possa esservi stato utile. Io vi aspetto, come sempre, con un prossimo appuntamento qui sul canale YouTube, oppure ogni sera a partire dalle 21 sul mio canale Twitch che trovate in descrizione. Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Bye bye!